Benvenuti e bentornati, eccoci qua di nuovo con Car for Sale Simulator in versione Halloween, visto che il periodo è quello. E allora, visto che hanno fatto questo piccolo aggiornamento, ci sta, lo voglio vedere, lo voglio provare, anche perché mi piace molto la festa di Halloween, quindi ci sta. 4 giorni e 13 ore e 18 minuti rimasti fino alla fine dell'evento di Halloween, quindi vediamo un pochino cosa hanno implementato, visto questa modifica che hanno fatto. Allora, ho detto, ma sì, ritorniamo a vendere auto, vediamo un pochino che cosa ci offre il gioco di nuovo, magari qualche auto personalizzata da collezionare, chissà. Non mi sono spoilerato niente, l'ufficio sporco e fatture... Minchia, davvero Halloween, cazzo. Hai fatture da pagare? Oddio. Ci siamo chiusi la porta in faccia. Apri. Vediamo un pochino che cosa ci offre il nostro giorno di Halloween. Vediamo un pochino in giro per la città. Attenzione, iniziamo. Allora, aspettate un attimo, che forse ho abbassato un pochino troppo l'audio principale. Ok, ci siamo, un pochino più decente adesso, perché l'audio del menu era un pochino troppo alto, allora l'ho abbassato. Attenzione, lì c'è una scatola in tema Halloween. Allora, apriamo il nostro, attenzione, è vero, abbiamo il nostro aiutante, il nostro Barbons che ci aiuta, e è un po' più cupo, diciamo, sembra più spento, non so perché. Non abbiamo le luci? Forse dobbiamo pagare le fatture per avere un pochino più di... Allora, pagina web, fatture, qua. Quanto dobbiamo pagare? La porca vacca, ma che cazzo è? Io pensavo fosse un pochino più decorato in stile... la miseria! Che figata! Bellissimo! Ma cos'è la versione... diciamo realistica e grottesca del cattivo di Crash? Mi scusi. Madonna mia santissima, che bella maschera, signore. 128. Poverino che te la vendo così. Non mi fai mica paura, ciccio. 127. Dai. Se vuoi te la do così, se no ti attacchi al cazzo. E mio caro, 127.000. Ultima offerta. Se no ti attacchi al cazzo. Va bene. Non vendere. Vattene via. No, bellissimo lui. Ma perché il prete verde? Ma cos'è? Madonna mia, ragazzi. Mi scusi. Ma hanno cambiato qualcosa sul fattore degli affari? Perché mi sembra che stiano chiedendo un pochino troppo poco. Che palle quando fanno sti cambi. Che due coglioni, ragazzi. Che due coglioni. Non vendere, vattene a fanculo. E lei? La miseriaccia schifosa. Oddio mio, che orrore. Che orrore. Spettacolo. Le hanno fatti bene i costumi. Costumi. I mostri, in pratica, perché alla fine... volevo vedere una cosa... macchine in vendita... Se io vado qua... hanno cambiato i bastardi... Hanno cambiato a quanto si può vendere... Noi abbiamo pagato... No... Merda, hanno cambiato, hanno messo... diciamo, il rialzo del prezzo un pochino più realistico... Madonna mia signora... Che occhi lucenti che ha... 123, ma neanche per il cazzo. Ma neanche per il cazzo. Io l'ho pagata molto di più. 200, to. No, non te la vendo col cazzo. Di buono, vaffanculo, va. No, iniziamo a essere più lenti adesso nella compravendita. Più nella vendita che nella compra, perché... troppo. 90, dai, proviamo con 90.000. Eh no. Non vendere. Vattene a fanculo. Sparisci, mostro. Fatemi vedere questa qua, la Camaro che abbiamo qua.
89 al massimo. Porca miseria. Che palle. Così mi passa la voglia di giocare, però. Oh, la cinesina, attenzione. Che carina. Con quale sorriso, eh? Salve, signora. 151, ma anche no. 170, no, l'abbiamo pagata 180. 180, signora, 190, vaffanculo. O questo o niente. Vaffanculo. Se ne vada fuori dalle palle. Via, aria. Pezzenti. Sti cazzo di mostri pezzenti. Oh, mannaggia la miseria. No, però così non va bene. Non va affatto bene. Cos'è sta roba? Happy Halloween. Madonna, l'inquietudine. Se mi porti 30 zucche ti darò questo coso leggendario. Ma devo entrare qua dentro? 30 zucche. Mia! Attenzione, esplosa. Ma si trovano in giro per la mappa? Probabile, probabile. Andiamo a vedere. Guardate. Adesso voglio vedere se effettivamente troviamo. Abbiamo tipo delle. Come posso dire? Non c'è. Ce n'è una qua dentro. Abbiamo le livree magari di Halloween da poter mettere alle nostre macchine. Ok. La miseria! Ma che è un ritrovo? Hanno aumentato la gente che viene a comprare le auto. Madonna mia signora. Signore. Non so, la faccia di un signore comunque. Ma anche no, mio caro. Cioè, 80.000 se proprio vuoi. Se no non. Niente. Oh, vaffanculo, va. Questa? Madonna mia, la bambola. Ok. No. Se vuoi 190. Vediamo se riusciamo a venderla a 190. Che fastidio che non si può dare l'ok con l'invio. No. 180. Mi scusi, ma ci dobbiamo guadagnare. Non è che. Non è per scortesia, però. Olè. Andatevene tutta a fare in culo. Mi avete fatto perdere un puttanaio di soldi. Voglio vedere se si può. Arca miseria. Olla. Vediamo se si può personalizzare la macchina con qualche livrea interessante. Vediamo un pochino. Ok. Salve. Lei è rimasto come prima? No. Non si può. La lucidatura non aumenta il valore del veicolo. Vabbè, immaginavamo. Parti da ver di verniciatura. Verniciala? Che cazzo ti devo dire? Niente, la lasciamo così, signori. Purtroppo non c'è data possibilità di personalizzare la nostra auto. Guardalo, attenzione. Andiamo a cercare Aspetta, la maledetta. Voglio vedere che cosa ci dà. Perché magari ci dà o una macchina. Oppure si dà qualcosa di interessante, chissà. Ci starebbe. Qua ce n'è un'altra. Alla ricerca delle zucche quest'oggi. Il meccanico no, è sempre normale. Peccato, gli NPC li potevano mettere diversi. Col costume, diciamo. Qua ce ne sono due. Occhio. No, sta cosa che hanno diminuito, diciamo, il prezzo. Il prezzo delle auto non mi piace. Non mi piace per niente. Perché alla fine è ancora molto da dover aggiornare sto giochino. Quindi magari il fattore che potevi fare un pochino di soldi in più. Perché avevano messo questo limite alto per poterle rivendere ci stava. Ma farlo, diciamo, realistico adesso non mi sembra il caso. Perché questo qua deve essere un gioco rilassante da giocare. Tra virgolette abbastanza veloce, nel senso che per farti un po' di soldi non devi diventare cretino, perché tanto diventa ripetitiva bestia, se no. Quindi un po' mi è scesa sta cosa, un pochino mi è scesa, devo dire. Questo è il bar che non si è ancora. Ecco. Il bar hanno aggiunto qualcosa per Halloween, oppure a parte le zucche. Salve a tutti! Non si vede un cazzo, è diventato più, molto più scuro.
Va bene, qua si può giocare, però aspettate un attimo. Eccola, maledetta. Ce n'era un'altra, la vedevo io. Non possiamo. Faccio il giro, forse dietro. Eh no, sono curioso. Quest'oggi andiamo alla ricerca di zucche. Eccola. A questo punto mi faccio il giro. Ne abbiamo 10, ce ne mancano 20, ce ne mancano. Cerco di farlo il più veloce possibile, non ci credo. Ho visto dov'è un'altra zucca. Però se andiamo in macchina, non ho voglia di farmela a piedi. No, entrami, per favore, entrami. Mi giri, mi giri. Potevamo anche modificare il nostro personaggio con qualcosa di Halloween. Dov'è che l'ho vista? Là. Cazzo, sono anche in mezzo a ste colline di merda. Le zucche un po' una... Ma posso prenderle investendole? Affanculo. Porcheria. Era meglio andarle a prendere con l'auto, almeno velocizzava un po' tutto. Ma poteva aver più potenziale questo evento, invece niente. Però abbiamo appena iniziato, vediamo un pochino. Allora, adesso noi ci facciamo tutta la mappa così per vedere se le zucche ci sono. Allora, di qua speriamo che non sia troppo difficile trovarle tutte, perché sennò diventa un delirio. Questa è una. Guardiamo. Oddio, siamo entrati dentro casa di qualcuno. Madonna mia. Wanted, per chi si ricorda il film con Angelina Jolie, dove curvavano le pallottole. Sembriamo una pattuglia in giro che sta cercando qualche malvivente. Allora, mi hanno fatto l'evento di Halloween, ma mannaggia al cazzo. Potevano fare le case addobbate. Ma scusatemi, ma mi fai l'evento di Halloween e le case non sono addobbate? Ma non si fa così, non si fa. Vediamo se c'è in giro qualcosa. No, per il momento non sembra. Però io non ho voglia di andare dietro le case, cazzo. Due coglioni così. Scusatemi, non sembra esserci nulla. Là ce n'è una, sopra il container nostro. Come facciamo ad arrivarci? Non siamo così abili nel salto. Allora, nei container nostri abbiamo visto che ce ne sono due, se non sbaglio, se non erro. Quello che sto notando è che non ci sono auto in vendita. Avete visto? Nel quartiere non ci sono auto in vendita. Cos'è sta roba? Si sono fregati tutte le auto in vendita? E noi che cazzo acquistiamo? Ah, questa è strana, questa cosa. Dimmi che spawnano di notte le auto. Sarebbe figo far la compravendita delle auto di notte, visto che è Halloween. Sarebbe una figata assurda. Però mi sa di no, eh. Ecco, anche questo nell'evento ci poteva stare, che invece che comprare le auto di giorno, le compravi di notte. E poi la vendita, giustamente, di giorno ci poteva stare. Ah, questi sviluppatori, bisogna dirgli tutto. Maledizione. Vai. Salta. Questa valeva per due, oh. Era gigantesca. Perché la visuale non rimane bloccata su questo? Perché non si salva questa cosa? Che odio. Che odio. Ormai sono diventato uno speedrunner per la raccolta delle zucche. Ok. Ok, ce n'è anche una lì al mercato delle auto. Stavo per dire al mercato del pesce. Ma non è questo il gioco. Madonna mia, vomito. Frena. Là. 20, 10 ce ne mancano. Porca miseria, ce ne mancano un po'. Allora, io vado a vedere qua intanto se c'è qualcosa da prendere. Oddio, quale rumore brutto e abbastanza fastidioso. Ah, vedi, bastarda, che una è qua. Ho visto un'altra?
Oddio. In quell'altra casa. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Signori miei, andiamo a vedere. Vai con il nosse. No. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Questo masso qui è qualcosa di orrendo, non si può vedere. Immagino che qua alle aste qualcosa ci sia. Eccola qua. Ehi, prendila. 8 ce ne mancano, 8. Vediamo se qui come i suricati riusciamo a vedere. Invece no, non c'è niente. Allora, vediamo un po'. Allora, lassù c'è qualcosa, la vedo. La vedo. Se mi fai girare magari la visuale, io riesco anche a capire dove sono. Ocio. Allora. È rimasta impalata la macchina, attenzione. Oh là! The King of the Mountain. Oh, cos'è? No, bellissimo! Sì, è un po' buggata come cosa. Ma è bellissimo! Spegniti, mannaggia la miseria. Attenzione. Ma anche noi possiamo volare? Vediamo se andiamo verso di qua, magari per uscita dalla nostra portata, la macchina fantasma. Che figata! Che bello! Vediamo se in mezzo qua c'è qualche zucca. 7 ce ne mancano, porca miseria. Dai, dove sono le altre? È già una rottura di bolle. Se me le nascondete troppo, poi è un casino. Madonna mia, vomito. Troppo, oddio. Dovrebbero aggiungere qualche fuoristrada interessante. Dovrebbero aggiungere. Allora, non ne trovo altre. Non ne trovo altre. Allora, intanto possiamo provare a vedere se qui. Le maledette. Basta, oddio. Partita la visuale. Escimi per favore. Così non si. Ma guarda te, ce l'aveva sotto il naso in pratica. Là. 4 ce ne mancano. 4, cazzo. Porca miseria, dove sono? Tanto li andiamo a dare al nostro simpatico amico di quartiere, al bianconiglio. Non è vero, è più un lupo che un coniglio. Là. 4, 4. Bellissimo. La macchina fantasma. Vediamo un po' se possiamo racimolarle da qualche altra parte. Vediamo di qua, passando per di qua. Aspettate che metto la visuale movibile. Oddio, madonna mia, sta roba mi va in palla il cervello quando lo fa. Niente, per me dobbiamo guardare meglio magari nei quartieri. Attenzione. Non ci sono neanche le auto in giro. Vabbè, adesso è notte, non ci sono, però neanche di giorno mi sembra. No, poche mi è sembrate di vederne. Alla ricerca delle zucche perdute. Due coglioni però andare dietro le case ogni volta. Mamma mia, palle. Dai, 4, cazzo, che due coglioni però. Potevano magari invece che fare una roba del genere, potevano farle vincere alle gare clandestine. Che dite? Sarebbe stato geniale, no? Cioè, devi dare una sfida per poter ottenere le zucche. Cercarle così è un po' palloso dopo un po', almeno che non le metti abbastanza visibili. Eccola là, una maledetta pezza di fango. Aspetta che andiamo in retro, andiamo in retro. Dovrebbe essere qua, se non sbaglio, eh. La nostra macchina intanto frena da sola. Noi scendiamo al volo per essere più agili possibili, per essere più veloci, più performanti. Ma
Vediamo di qua, vediamo. Attenzione. Siamo qui. Ehi, salve. Non... Ehi. Qui. Non fa niente e non è interagibile. Se la seguo mi porta da qualche parte oppure no? Chissà. Andiamo per di qua, andiamo. Fammi la visuale che si muove, di qua non c'è niente. Forse nella nostra casa che abbiamo acquistato, forse, aspettate. Forse dentro. Possibile? Ah, possibile, sì, possibile. Dietro. Aha. Bastarda, ti nascondevi, eh? Non è vero. Se passavo di fianco la vedevo. Questa è casa nostra? Sì. Zucche? Zucchine? Zucchette? No, non ha senso dormire per il momento. Perché se dormiamo ci fa fare la giornata e vorrei prenderle durante la notte, così almeno... Poi magari se passa la notte mentre siamo in giro faremo il dritto e chi se ne frega. Giusto? Andiamo di qua. No. No. Maledizione. Due ce ne mancano, porca vacca. Chissà dove possono essere. Qui si può andare dietro? Sì, a quanto pare sì. Saltiamo che magari intravediamo qualcosa. Niente. Non si può vedere niente qua. Qui abbiamo già visto. Allora, facciamoci un giro così, va. Un giro off-road, va. Allora, in teoria così le dovremmo anche vedere, però non mi sembra di vedere niente, di notare niente. Che cazzo è sta roba? Oddio. Ah, il segnale che non si può proseguire. Niente, andiamo fino ai confini del mondo qui, confini della mappa. Attenzione, che brutta roba che vedo. Che miseriaccia. Guardala, la maledetta dov'è? Dai, dov'è l'ultima cazzo adesso? Dove cazzo è? Maledizione. Visto che l'abbiamo trovata. Arca miseria. Allora, qui poi non c'è più niente, giusto? In teoria sì. Quindi. Ah, lì, niente, l'unica rimane sta zona qua che è inesplorata. Che è una merda. Aia, ci siamo danneggiati la macchina che non riesce neanche più ad andare avanti. Dai, non me la fate far così odiosa sta roba di raccogliere le zucche, porca miseria, c'è schifosa. Dov'è l'ultima maledetta zucca di merda? Oddio. Si è fermata la macchina. Abbiamo finito il carburante. Che due maroni. Oh, ascolta. Facciamo una roba, va. Dormiamo. Buttati a letto, va. Affanculo, va. Soldi spesi. Ah, 31.000 perché abbiamo pagato le fatture. Maledette bastarde. Olè. Ah, che bello risvegliarsi con un incidente davanti casa, eh. Che miseriaccia schifosa. Gente non sa guidare. Ma scusate. Capito che è Halloween, però... Dai, guarda. Hai pulito l'ufficio, bravo il nostro dipendente. Vaffanculo, tanto è rovinata la macchina. Oh là. Visto? Buon samaritani? Riparta. Quella lì è ripartita, ma si è schiantata. Madonna, ragazzi. Ma come si fa? Come si fa a guidare così? Io non so dove andarla. Porca trota. Cosa ho schivato? Ah no, adesso ci sono i
i privati che vendono, ok. Ah, ok. Cos'è? Una macchina nuova questa? Un SUV nuovo? Non l'avevo mai visto. Madonna mia. Ogni volta è un colpo al cuore. 23. Competenza. Non mi fido. C'è una faccia che non mi ispira fiducia. Madonna mia. Però io volevo le... Cioè, tipo c'era la Mustang lì. È più danneggiata del previsto. Bastarda. Madonna mia. C'è pure il bavaglino. Che schifo. Quindi affare. Me la dai a 18? Va bene? Ci sta? Ci può stare? Anche perché ho speso 2000 per guardarla, quindi... mi sembra giusto che me la dai così. Allora, era rotta, la mandiamo dal meccanico. Quindi... noi entriamo in macchina se riusciamo. Questi si tamponano l'un l'altro, perfetto. Guarda, oh la miseria, cosa ho fatto? Cos'è stato? Non è che magari la zucca è nascosta, tipo... Aspetta che così riusciamo... No, ho sbagliato. Niente. Madonna mia. Ma che è? Ah, un pagliaccio. Madonna mia. Abbastanza inquietante, devo dire. Qui chi c'è a venderla? Ah, ok, il prete. Salve, prete. Salve, padre. Non è che uno di voi ha visto una zucca, vero? No, eh? Ma manco per il cazzo, vero? Maledette zucche. E adesso mi sono intrippato con la ricerca. Non posso farne a meno. Il mercato dell'auto è aperto. Andiamo a vedere il mercato dell'auto. Abbiamo anche un punto abilità. Cosa potremmo andare a chiedere? Questo qua cosa fa? Il dipendente inizia a lavorare, a lavare le tue auto. Devi parcheggiare la tua auto e uscire dalla tua auto. Per sbloccare l'attività devi assumere un lavoratore. Però ci servono... Ah no, abbiamo due punti abilità. Quindi potremmo anche fare sta roba. Oppure potremmo chiedere questo. Far riparare l'auto a un prezzo inferiore. Non sarebbe male. Cliente felice, i clienti sono meno arrabbiati ora. Ma non lo so, non lo so sinceramente. O autolavaggio del dipendente o fai riparare l'auto con un prezzo inferiore. Io farei questo, va. Il risparmio prima di tutto. Adesso il lavaggio delle auto diciamo che lo facciamo velocemente anche noi, quindi non abbiamo bisogno che lo faccia il dipendente per il momento. Signori, io tento. Dai! Là! Che miseriaccia, ladra, aia, dolore intenso. Ci sono anche le nostre chiappe che escono fuori dall'auto e niente. Ci siamo fatti tanto tanto male, però andiamo a ripararla, va? Così ripariamo anche l'altra. Là! Me la ripari per favore? Grande! Cos'è che diceva? I prezzi di riparazione variano in base al valore del tuo veicolo. Va bene. Ma questo cosa sarebbe? Un X1 in pratica? No. Non proprio. Andiamoci un po' al lavaggio, va. Che qui se no non si guadagna la ricerca delle zucche. Ma porca miseria, che nervoso. Aspetta. Ok, mannaggia la puttana. Mi scusi, ma passo. Le passo davanti, le passo. Aspetta, ok. Niente. Mia auto è sporchissima. Ma di fare off-road per cercare le zucche. Invece che andare a funghi, andiamo a zucche noi. Oddio, scatto esagerato, troppo. Ok. Dai, dammi auto pulita, vaffanculo, va. Che cazzo altro... Che manca di altro, scusami? Il tetto? Il tetto è sempre quello che manca. Manca sempre il tetto, manca. Quanto ci vuole ancora? Oh, su. Madonna mia. Oddio, che cazzo è successo? No, guarda. No, aspetta, fatemela spegnere, va là. Spegnila. Auto. Mandala al parcheggio. Ok, auto pulita. Madonna mia. Il
fatta male dentro, fatta malissimo. Dovevano fare le luci per interni, ma gli è venuta una roba. È carino come SUV, però boh, madonna, siamo bassissimi noi, ma com'è? Ma com'è possibile sta roba? Madonna. Olè. Allora vorrei vedere. È aperto, sì. Voglio vedere se andiamo a fare le foto. Chiudi sta roba. Dai. Olè. Allora, foto, va benissimo. Che culone che ha sto macchina, sto SUVone. Va bene, perfetto, quello è ok. Ho sbagliato tantissimo. Andiamo a metterla in vendita. Voglio vedere un pochino. La Fanda si chiama. Oddio, così zoomiamo. Infatti l'abbiamo pagata 18 e il massimo che possiamo metterla, poi è un prezzo molto alto. Oddio, andiamo 28 a sto punto. Cerchiamo di mantenere un guadagno alto, perché sennò qui non andiamo da nessuna parte. Mettilo in vendita, perfetto. La cosa che ho notato, almeno per il primo giorno, è stata che i clienti vengono proprio a manetta qua. Non è che è dentro qua la zucca, no. Madonna mia signore. Però un pochino meglio potrebbe, cioè, un pochino di cosa la potrebbe anche avere su via. Allora, io volevo finire con con trovare la zucca e capire a cosa ci serve. Allora vediamo se ci può essere qualche auto interessante da acquistare. Vediamo un pochino. Poi dopo cercherò di andare a Golf 6. C'era già, l'hanno aggiunta, boh. Chissà. Te questa qua quanto... Oh, la miseria. Te non t'avevo visto. Figo, molto figo. 124.000. Potremmo anche prenderla, per essere. Potremmo anche prenderla. Facciamo 12.000 di competenze o facciamo l'affare direttamente? Proviamo a farla affare, perché a sto punto, secondo me, le competenze non è che siano un granché pagarle così tanto. Perché comunque, anche se è rotta qualcosa che, diciamo, diminuisce il prezzo, boh, secondo me ci guadagniamo comunque a chiedergli di meno. Tipo gli chiediamo, che cazzo ne so, 119, dai. Sì, 119. Chiediamo un po', vediamo un po'. Gli dà fastidio. Ah, però molto. Va bene. Ok. Esci, per favore. Madonna santissima. Vai dal meccanico. Ok. Poi, che altro abbiamo? Vabbè, per il momento farei basta, anche perché ne abbiamo due. Questi sono i soliti personaggioni. Sono i venditori, quindi diciamo hanno... Si sono travestiti. Hanno lo spirito di Halloween. Io vorrei sapere dove è finita l'altra zucca. Maledizione, perché mi sto innervosendo. Fanculo, andiamo a vedere qua. Porca vacca, oh. Vediamo. Anche se ci siamo passati, però... Metti che magari era nascosta. No, e assolutamente no. Cioè, me ne manca una, io non ci credo. Che miseriaccia. Lì c'è uno dei clienti, ma adesso aspettano. Aspetta. 943, va bene, dai. Mettiamola a riparare, perfetto. No. Ma qua non si può entrare, vero? No, non si può entrare, perfetto. Diventata notte, ma vacca trota. Che cosa? Ma rimangono? Cioè, lei rimane o è rimasta incantata? Attenzione, madonna mia, come si gira male. 28.000, 25, no. To, 27 al massimo, guarda. Partirò presto. Parti, che devo dire? Parti. Serve una macchina per partire, comunque, in caso non lo sapessi. Mi faccio un altro giro per vedere se magari trovo quella cazzo di zucca mancante per completare il tutto.
protezione delle gare. Che cos'è? Che figa, bellissima. Quanto... ci proviamo? Ci proviamo, 51.000. Vaffanculo, ci proviamo, signori. Gara notturna, gara notturna. Le gare notturne non le ho mai fatte. Cioè, almeno, per il momento non c'erano. Vediamo un po'. Sì, sì, dai, dai. Oh, la miseria. Cos'è, la Contach o la Diablo? Avviamo il motore. La prima. Avviciniamo. Oh, che bella, mamma mia. Marlena. Si chiama. Ok, ci siamo. Ci siamo. Marlane. One. Go. Vai, vai. Mamma mia, mamma mia. Abbiamo vinto un botto di soldi, cazzo. Sì, sì, così. Avrei voluto vincere la sua macchina, perché era veramente bellissima. Però una cosa alla volta. Ok, perfetto, perfetto. Salve. Ci può dire dov'è una zucca che lei vede dall'alto? Ma se la seguiamo, quella macchina fantasma ci può dire qualcosa? Non ci può dire niente, è svanita nel nulla. Ma dai, ma scusatemi, ma per me c'è un qualche tipo di bug, perché per me le zucche, cioè, abbiamo guardato letteralmente tutta la mappa, quindi da qualche parte dovrà pure essere questa cazzo di zucca. Non è che qua dietro, vero? Non è che dietro al salto che abbiamo fatto, che abbiamo distrutto la macchina. Non è che qua dietro. Ma guarda dove cazzo è. Ma non ci credo. Affanculo. Bene, signori, andiamo a dormire. Il giorno dopo andiamo dal nostro caro amichetto e vediamo che cosa ci regala. E poi direi di concludere l'episodio di Halloween. Così almeno vediamo cosa ci regala. Magari ci dà una macchina con la livrea di Halloween. Speriamo. Allì. Beh, in realtà abbiamo guadagnato parecchio, però... va bene così. Ok, ci siamo. Pronti. Andiamo a riscattare la nostra ricompensa che abbiamo usato come delle scrofe. Maledizione per trovare quella cazzo di zucca di merda. Alla fine era sotto il salto, porca miseria, c'è schifosa. Non era neanche così difficile. Ma... no, non mi dire che... no. No. Perché? Non c'è più. Ci ha mentito. Ci ha traditi. Pezzo di fango. Perché sta roba? E quindi adesso cosa dovrei fare? Abbiamo 30 zucche ma non c'è il tizio. Si è buggato? Non lo so. Piano. Madonna. Là. Ok, ci siamo. Allora, diamo una pulita. Allora, o che ci c'è fuori di notte, ma anche se la prima volta l'abbiamo visto di giorno. Quindi non so, non saprei. O si è spostato una volta che abbiamo trovato... cazzo è quella roba che sbuca fuori dal finestrino? Gli hanno lanciato una lattina dietro? Oh, sapete che mi sa che ho tolto la macchina ma non l'abbiamo riparata? No, è riparata, quindi va benissimo. Allora, vediamo un po' colei a quanto possiamo venderla. L'abbiamo pagata 118.000, mi sembra. Aspetta un attimo, madonna, 121 km, che cazzo di giri ha fatto? Ok, che bella però, mamma mia, i cerchi fanno un po' schifo, ma ci sta. Questa, olè, ehi, e olè, 119 l'abbiamo pagata, vediamo il massimo 159, facciamo 159, no, mi devi mettere questo, 159. 1.000, vai. Olè. Boh.
È chiuso e aprilo. No, aprilo. È aperto così? No, così è aperto. Madonna mia, sta traduzione di merda. E quindi? Cosa dobbiamo fare adesso con le zucche? Le cuciniamo? Ci facciamo una vellutata di zucca? La dobbiamo al nostro ufficio allora a sto punto. Ma no, ma cos'è sta vaccata? Aspetta, proviamo a fare un giro per la mappa, va. Nel mentre così passa il tempo, magari si è spostato quel bastardo, voleva ingannarci. Pezzo di fango, vediamo se c'è qualche gara interessantina. Ah, guarda dov'è il bastardo. Aspetta, aspetta. Possiamo ora gara? Gara, dai signori miei. 72.000. Scusa, che fai? Non ci provi? Almeno per le gare sono rimaste delle cifre importanti, che l'altra volta però non le abbiamo trovate. Tutte cifre abbastanza del cazzo. Bellissima comunque la Mazda. Cos'è, l'RX5 questa, mi sembra? O 7? Non mi ricordo, mi sbaglio sempre. Ci siamo, ci siamo. Piano, non vorremmo mai... 3, 2, 1. Oh, sono partito malissimo. Sono partito di merda. Porca troia, sono partito malissimo. E niente, signori, abbiamo perso. Porca troia. Con quale tristezza nel cuore. Porca miseriaccia, schifo, sono partito malissimo. Sono aumentati i caricamenti, sono più lenti. Prima erano un pochino più veloci. Vediamo un po'. 3.000 con la Mustang. Ma te sei scemo nel cuore. Vaffanculo. Andate a fare in culo tutti quanti. Andiamo a riscattare la nostra ricompensa. Già mi gira le palle che abbiamo perso. Ma hai rotto il cazzo di spostarti. Devi star fermo, testa di cazzo. Mo' la miseria, signori miei. Cioè, dovrebbe essere Lenzo Ferrari questa. Con quali cerchi? Ma... E sono quelle tarocche che fanno vedere che le costruiscono a casa queste. Cioè il telaio sembra quello del Lenzo Ferrari, ma in realtà sotto c'è quello, c'è il motore dell'ape, dell'ape car. Ma che cazzo di porcheria è? Ma porca trota. Ma non ci poteva dare la Mustang che si vede nel menu? Che cazzo è sta roba? Madonna che brutto. Che brutti interni, mamma mia. Sì, in pratica sono quelle lì che tarocche. Che il telaio ci assomiglia, ma sotto c'è il motore di un ape car, cazzo. Mamma mia. Com'è stata riprodotta male sta macchina. Porca miseria. E no, volevo mandare questa al meccanico e provarci a fare un giro con questa. Mamma mia. Va pure piano. Cioè mi fai la Lenzo Ferrari che non va un cazzo. È un po' bruttina sta roba, signori miei. Con quale sound, tra l'altro. Orribile. Questa quindi, ma la possiamo vendere? Azione. Drifting. Con Lenzo. Mamma mia. Azione. Madonna. Porca miseria. Porca miseria. Sentite come scoppietta. Chissà se questa è da mettere a posto. Li cambiamo i cerchi però, signori. Non si può guardare. Allora, questa la teniamo, ovviamente, la esporremo nel nostro concessionario. E sì. RIP. 297.000? Mi diventa la macchina di Superman, di Batman, però, così. Quanto chiedono per ripararla? 297. Adesso voglio farlo. Voglio...
Voglio farlo. Forselli, ok. Se riusciamo a vendere questa, riusciamo a riparare l'auto, perché per il momento non ci riusciamo. Cazzo, se vincevamo potevamo farlo direttamente. Adesso sono curioso, perché è strano. È strano che ci chieda così tanto. 297.000. Porca vacca. Ci darà una super macchina allora a sto punto per poter fare le gare. Speriamo, perché sennò è una ladrata. O si è buggato qualcosa, perché tu cazzo chiedono. Spegni, devi spegnere la macchina, Cristo Santissimo. Salve, caro! Madonna, che sorriso. Le va bene? No, no, no. No, no, no. 100... 158, guarda, faccio uno sconto, le lascio il passaggio, mio caro. Arrivederci. Arrivederci anche lei, cara. Mi spiace, ma... Ehi, dov'è che eri te? Cosa facevi dentro l'ufficio? Pussa via. Ok, andiamo a ripararla. Andiamo a ripararla. Anche se rimarremo poveri come la merda, ma amen. Proveremo a fare qualche gara. Un coniglio. Mi appresto ad andare dal meccanico. Merda. Mi raccomando, eh. Qua ci vorrà una vita. No, abbastanza poco sembra. Ma scusami, cos'è che deve riparare? Un cappuccio. I fender davanti e porta anteriore destra. E per ripararmi sta roba mi hai chiesto così tanto? Siete dei bastardi. E meno male che ho fatto il... coso. Che ho fatto la richiesta e la richiesta. Ho sbloccato il punto abilità per avere le riparazioni più economiche. Pensa se non erano economiche. Ok, la macchina fa cagare comunque. Però magari siccome l'abbiamo riparata si potrà anche vendere, ovviamente avrà un valore della Madonna. Oh, dentro sono migliorate le texture all'improvviso. Prima quando l'abbiamo presa facevano cagare. Non va un cazzo, non va niente. Mamma mia ragazzi, già la vendiamo, cioè non... È bella perché c'ha lo stile così, ma... Ma mi scusi, mi scusi. Kit d'accordo. Vai, metti tutto, vaffanculo. No, questo mettimi. Che tra l'altro sono tutti gratuiti. 60.000? 60... Ma siete scemi nel cervello? No, me l'abbassi, che cazzo. Toh, mi deve stare così. Speriamo che rimanga. Le luci vanno bene. La targa della California va bene, anche se è più bella questa. Mettimi questa, vaffanculo. I cerchi, per carità di Dio, cambiameli. Non lo so. Minchia, ho un vuoto, non mi ricordo quali cerchi. Cioè, quali cerchi potrebbe portare la Lenzo. Fatemi vedere un pochino cosa ci può essere. Oddio, questi. Ma, non lo so. No, questi sni. Questi sni. Oddio, io per questa tipologia di macchine. Mi piace il cerchio con cui escono. Io, ma metto questo e buonanotte. Oh là. Adesso già inizia a somigliare un pochino di più a una Ferrari, eh. Anche se alla fine non va un cazzo, non va. Foto. Ok. E torno indietro. Voglio vedere a quanto si potrebbe mettere. Porca troia. No, tocca venderla allora. Tocca venderla. Spese sostenute 300.000. Minchia, diventiamo stra ricchi, signori miei. Stra ricchi. Ma ce la prenderà qualcuno? Però a sto punto io la metto a sono giusti? 200, sì. 3 milioni. Vediamo se la riusciamo a vendere, signori. Vediamo se concludiamo l'episodio in bellezza. Così il prossimo episodio magari ci diamo alla costruzione del nostro fantastico ufficio. Modifiche. No, dobbiamo chiudere l'ufficio. E decorazioni. Vediamo della casa. Non hanno aggiunto niente. Ok. Arriverà qualche cliente per comprarla? Vediamo un po'. È molto alto il prezzo perché abbiamo messo quello più alto. Però signori,
ci sta a tentare la fortuna, a tentare il riccone che si aggiudicherà questo gioiellino unico nel suo genere e speriamo che rimanga unico. Attenzione, la giapponesina. Quale sorriso, eh? Vediamo. No. Guarda, ti faccio 3 milioni. Allora, ok. Madonna mia, è entrato qualcuno dentro di noi. No, non te l'abbasso il prezzo. Vaffanculo. Salve. È la macchina che fa per lei. Il suo sorriso mi dice che è la macchina che fa per lei. Quando mi sbaglio a mettere il prezzo, sono finito. Mi sbaglio a mettere il prezzo e sono finito. O così, cioè non è che se ne vada. Signore, lei è la sua di macchina. Madonna mia, non siete, guarda, non siete proprio... Fanculo, ci proviamo anche con lui. Le sta da Dio questa macchina. Avrà un sacco di gnocca. Oh, Ciccio. Allora, te lo abbasso il prezzo, ma di così. Di più non ti faccio. Oh, signori miei, abbiamo fatto il colpaccio. Abbiamo fatto il colpaccio, signori miei. Guardate qua, attenzione. Quanti soldi abbiamo? Quanti money abbiamo fatto? Oh, beh, ci sta. Alla fine è stata ripagata. La nostra fatica è stata ben ricompensata, devo dire. Anche se un pochino mi è dispiaciuto venderla, perché alla fine era una cosa unica, quindi ci poteva stare anche tenerla, però ci dava troppo in cambio. Ci dava troppo e mi sono spaventato un pochino alla riparazione, di quanto ci chiedeva per la riparazione. E niente, signori, dovremo riparare anche questa di nuovo. Però ci sta, ci sta. Quindi abbiamo fatto anche l'evento di Halloween. È stato carino, potevano fare qualcosa di meglio probabilmente, perché io l'avrei pensato un pochino meglio sinceramente. Però è stata carina alla fine. Hanno fatto questo evento dove racimolare un pochino di soldi. Guardate quanto cazzo abbiamo guadagnato. Abbiamo perso 72.000, li abbiamo persi alla gara, maledizione, perché sono partito di merda. Quindi, signori miei, io direi che ci possiamo salutare qui. Spero che vi sia piaciuto l'episodio di Halloween. Abbiamo fatto un botto di soldi, la prossima volta magari ci metteremo all'opera per ampliare il nostro ufficio, per farlo più grande possibile, per farlo più carino possibile, per iniziare a mettere le nostre auto in esposizione per bene. E quindi io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, un commentino per farmi sapere la vostra, iscrivetevi al canale per scoprire le varie avventure. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!